La pandemia prima e ora i risvolti determinati dal conflitto in Ucraina hanno rimesso al centro del dibattito politico la capacità di adattamento del nostro sistema agricolo e alimentare, evidenziando l'importanza del biologico che deve essere una priorità. Il Veneto si sta dimostrando all'altezza in questo. Oltre 2.500 aziende di produzione in Veneto, un totale che supera i 3.500 operatori in senso lato. E progetti. In questo momento abbiamo come regione attivato un bando importante con 15 milioni di euro per le aziende che hanno avviato il periodo di conversione al metodo di produzione biologica. È un'anticipazione in qualche modo di quello che sarà lo scenario che si apre a partire dall'anno prossimo, 2023, con l'entrata in vigore del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027. In 7 anni sono già qualche migliaio gli operatori che hanno scelto di convertire al bio la propria attività agricola, passando da 1.804 a 3.808. Se ne è parlato nel corso di un convegno all'M9 di Mestre, in cui è stato presentato l'atlante delle aziende venete che fanno scuola. Ha fatto vedere come il comparto biologico in regione sia stato capace nel tempo di intercettare i bisogni dei consumatori più attenti alla sostenibilità e alla salute, abbia saputo soddisfare domande emergenti e originali, deve ancora fare molti passi in avanti per poter realizzare tutto il proprio potenziale. In particolare insistere e investire su una comunicazione mirata, sulla capacità di costruire esperienze coinvolgenti per i consumatori e sapersi comunicare al meglio e soprattutto parlare direttamente con loro per non essere intermediato esclusivamente dalla distribuzione ma sapersi raccontare efficacemente. Presenti anche alcuni protagonisti che hanno portato la loro esperienza come modello per un'agricoltura sostenibile. È nata per questioni etiche, quindi c'è, come dire, una particolare attenzione per la natura, per la vita, no? Per il rispetto, la concezione del vigneto come un ecosistema in cui dobbiamo solo spostare tutte le forme viventi per raccogliere le nostre buone uve. E abbiamo cominciato questo percorso molti anni fa perché con la fondazione nel 1985 siamo partiti subito con le produzioni biologiche. Quindi è un'azienda che ha, come dire, è un punto di riferimento per il territorio su questa modalità.